rapina! Sai, Mason, è stato più facile che rubare gli spiccioli alla mamma. L'hai detta giusta, Macigno, un vero scherzo. Fermo lì, testa di latta! No, non io! Loro! Ho capito! Ora provvedo! Vai, bella, vai! Non si agiti, è tutto sotto controllo! A tutte le unità, procedere verso sud, sulla ovest! No, cioè, sulla ovest, verso sud! Qui, Mahoney, siamo vicini, ci andiamo al volo! Lo conosci, il gioco dell'anatra? Giù, Jones! Accendi la sirena! Chi? Chi mi desidera? Il suo tempo di reazione è decisamente basso. Questo test di efficienza non si mette bene, capitano Harris. Voglio seguire l'azione più da vicino. Butta, andiamo. Se uno di quegli incapaci mi mette nei pasticci, gli stacco la testa con le mie mani. Aveva già bisogno del carrozziere. Noi blocchiamo l'uscita sul davanti. Tac, tu vai dentro e cerca di stanarli. Roger! Addio, elemento sorpresa. Non si può dire che i suoi uomini manchino di slancio, capitano Harris. Tacca il barre! Ai ai, tira una brutta. E questo le vale altri 30 punti di demerito, Harris, per impiego di armi improprie. Dov'è il supporto aereo? Lo voglio qui immediatamente! Ci precipitiamo! Speriamo che non ci multino per sosta in sopraffila. Ci penserò io. La vostra totale inefficienza mi ha fatto venire il verme solitario. Stanno scappando. Tirerò un colpo di avvertimento. Tocca il barre! Capitano, è inutile che se la prenda solo con loro. La preparazione di una squadra dipende soprattutto da chi li guida. Ma è colpa loro, non mia. Mi dia un'altra possibilità. Io so che può formare poliziotti migliori di questi. Ha ragione, sì che posso. Posso tirar fuori un buon poliziotto da chiunque. Lo dimostrerò. Ma, capitano, non ci sono posti vacanti. Oh, sì che ci sono, Mahoney. Lei è a spasso, è sospeso da subito fino a nuovo ordine. Tackleberry, restituisci tutte le armi. Bazooka compreso. Anche il mio... bazooka. Mi mancherà l'artiglieria di Tackleberry, almeno quanto mi mancherà lui. Su, non prendertela. Quando quel seccatore se ne sarà andato, tornerai. Sì, ma non ne sono così sicuro. Non puoi rinunciare, Eugene. Devi reagire. Inchioda quei furfanti. Sii all'altezza del tuo distintivo. Grazie, Callan. È proprio quello che mi ci voleva. Riuscirò ad arrestare quei malfattori da solo. E so già quale sarà la mia prossima mossa. Credi che farà qualche sciocchezza? Ci puoi scommettere. Un ottimo travestimento. I banditi tornano sempre sulla scena del delitto. Allora, nonnetta, ferma e non ti muovere! Oh, aiuto! Mi aggredisce! Mi scusi, signora. La prossima volta ci pensi due volte prima di aggredire una povera vecchina in difesa. Harris, lei ha affermato di poter ricavare un poliziotto da chiunque. Bene, Faina farà il caso suo.
Lui? È tutto suo. Ne faccia un super agente. Impossibile, è un super fetente. Un po' di rispetto, Maoni, o ti farò passare la voglia di scherzare seduta a stante. Voglio voi tutte pappe molli al campo di addestramento e di corsa. Spero tanto che il vostro cattivo esempio possa essere di monito alla mia nuova recluta. Farò del mio meglio, vostro onore. Mi piace il suo atteggiamento, Harris. Chiamerò il capo e lo informerò che sono soddisfatta del suo operato. Pronto, Macigno? Tu e Nasone catapultatevi alla scuola di polizia, sì. Questi boccaloni di piedi piatti si sono bevuti in pieno tutta la mia panzana. Ti concedo questo piacere, caro Nasone. Oh, te ne sono davvero grato, caro fratellino. Non so, mi sento un certo peso. Tutti gli agenti che si rispettino devono saper combattere a mani nude e bendati. Pronti? Via! Potrei parlarle un momento, capitano? No, ma certo. Ottimo lavoro, agente Faina. Ah, fossero tutti come te. Grazie, signore. Lo devo tutto a lei. Non passerà molto tempo e troverò altri ragazzi come te per sostituire quelle larve umane. Siamo in un bel guaio, già. Un po' più di profilo. Capitano Harris, il nostro signor Cruiser mi ha informato degli ottimi risultati ottenuti con l'agente Faina. Ah beh, signore, ho fatto del mio meglio. Infatti ha lavorato tanto bene che mettiamo lui al comando del distretto. Cosa? Rientra nel Viana per migliorare le vigenze della polizia. Ma io che cosa faccio? Dove andrò? Che ne sarà di me? Non si preoccupi. Con l'incarico che Cruiser le ha trovato farà molta strada. Si presenti domattina alle 8 in punto al comando generale. Vecchio volpone, sono pronto a scommettere che la promuovono. Mi promuovono? Commissario Harris? Questa è musica per le mie orecchie. Ractar, ci vogliono più medaglie d'oro. Certo, commissario. Spero che non si dimentichi di noi miseri mortali. Non preoccuparti, Proctor. Dove vado io, vieni anche tu. E ora al galoppo. Mi pare già di vedermi camminare per strada. Gli occhi di tutti su di me. Aveva ragione, capitano. Ci guardano proprio tutti. Sta zitto, Proctor. Altro che progredire. Questo è regredire. E poi perché dobbiamo portare questi trampoli? È l'uniforme regolamentare per le agenti dei parchimetri. Oh. Capitano, si ricordi che ora è una signora. E queste calze poi mi prudono da morire. Ehi, bambolina, che ne dici di un bacio? E di un cazzotto? Ecco il suo pranzo, capo. Sì, puoi andare. Davvero un piano geniale il tuo. Trovare il modo di farmi prendere il pasto, il posto di quel pallone gonfiato. Già, ora però è il momento di passare all'azione. Dì agli altri di rapinare la Central Bank. Sono così mal ridotti che possiamo colpire due volte la stessa banca. Sei un perfido, capo. Niente di sospetto. 14 e 15. Ancora 9 minuti all'ora di chiusura. Banditi a ore 5. Farò vedere a quel cruiser che razza di poliziotto sono. Questa volta acciufferò quei malfattori. Sì! Via! All'attacco! No, per pietà!
questi motori inquinano. Noi li sostituiremo con motori a energia alternativa, la vostra. È anche un modo per mantenersi in forma gratis. Prima di sera sarò morto gratis. E la cicciona in cima. Ho sempre sognato di vedere dal vero la Torre Eiffel. Molto bene, continuate così. Come va? Ti serve forse una mano, macigno? No, lo sai che sono portato per le pulizie domestiche. Fermi, vi ho qui sul mio mirino. Oops. È la Central Bank, l'hanno presa di mira un'altra volta. Maoni, tu prenderai il risciò. Zed, tu l'aquilone. Io vi seguo con la mia nuova moto. Hans, molla i freni e spingi! Più presto, ragazzi, come mi diverto! Questo dovrebbe rallentarli. Tu comunque vai con loro, così li terrai d'occhio. Sta tranquillo, con me un aggeggio speciale in caso di bisogno. Ehi, casco d'oro non molla. Dobbiamo assolutamente arrivare al tetto. Vi ordino di fermarvi! Questo grasso ungerà i calli a quei piedi piatti. Cruiser! C'è un problema, capo. Quello sbirro sul tetto ti ha visto. A te, Faina. Sistema Tackleberry. Non c'è problema. Uno dei banditi è lassù! Ehi, ma quello... Vi faccio vedere io come metto a tacere i poliziotti corrotti. Bye bye, Tackleberry. È stata la porta, signore. Facciamo scendere Tac prima che quel pagliaccio si riprenda. Maoni, guarda! Ho visto tutto. Il capo della banda è... Centro perfetto. Dovrei avergli tappato la bocca per un po' di un po'. Non agitarti, ti libero. Ehi, vacci piano, Aus, così gli farai sputare anche l'anima. Bravi, sbattetelo in gattabuia. Credete che lo rivedremo? Come no? Tra 10 o 15 anni. Sempre che non decidano di buttar via la chiave. Comunque questa storia non mi convince affatto. Qui c'è puzza di marcio. Che cosa ho fatto di male? Mi hanno dato anche la cella più brutta. Tocca a te muovere, piccolo. Non riesco nemmeno a battere a dama un topo. Sono rovinato. Questo non lo direi. Come andiamo, Tac? Ero qui nei paraggi e così ho pensato di fare un salto. Maoni, ascolta, le rapine alla banca. È Cruiser, il capo di quei lestofanti. Lui e quel suo tirapiedi non mi sono mai piaciuti. Dovrete risolvere questo caso senza di me, Maoni, almeno finché non sarò riabilitato. Non preoccuparti, Tac. So già dove far scattare la trappola. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sono stanco di fare il poliziotto. Sì, io invece vorrei andare a fare la cura delle acque. State calmi, ragazzi. Domani mettiamo a segno un ultimo colpo alla fiera di primavera e poi via da questa città pidocchiosa. Attenzione, signore e signori. Il concorso Il costume più bello inizierà fra 20 minuti. Quel botteghino non aspetta altro che di essere ripulito, fratellone. Già, il capo ha detto che è una miniera d'oro. Facciamo il pieno. Gira alla larga, cagnaccio. Siamo gatti poliziotto. Ciao.
Secondo te gli uomini di Cruiser colpiranno quella fiera? È molto probabile, la più importante dell'anno. Ma se non si decidono, tra un po' farò coccodè. E io allora ho già una fame d'ossi. Ma almeno tu lo puoi sgranocchiare. Io devo accontentarmi di cibo per pesci. Su le pinne, questa è una rapina. Passami tutto quello che hai, pesciolino. E tu, tieni a bada quelle pollastre. Polizia! Fermi o vi faccio infrittata! Vi dichiaro in arrosto! È una trappola! Caspita! In questa città diventano poliziotti cani, pesci e galline. Filiamo di qua! Metti in moto, House! Spiacente, gente, ma siete in sosta vietata! Capitano Harry, sono io, Mahoney! Già, ti pareva! Come mai le tue bestie non sono al guinzaglio? Non c'è tempo per le spiegazioni! Animali, Proctor, sono tutti degli animali! Wow, ci sono anche dei micetti volanti! Che gli diresti di un topino arrosto per pranzo? Abbiamo fatto buona pesca. Leggi i loro diritti, Ux. Eh no, quando è troppo è troppo! Per te è finita, buffone! Resterai cementato in prigione per un bel po'. Guarda, gli deve essere finito il carburante. Anche a me. E questo lo prendo io. Quando arrivo al distretto mi procuro un veicolo migliore. Grazie, Sbirri. Non ci riuscirà mai con quel trabiccolo. Comunque è meglio dare l'allarme. Rispondi, chiunque tu sia, sono Switchak. Cruiser ha preso il volo e si dirige a tutta birra al distretto. Ma è il mio furfante e sta venendo proprio qui. Che cosa posso fare? Eureka! Volevo dire, Eureka! Mi serve uno specchio. Che faccia in tempo! Coraggio, Switchak, con una scodella di latte caldo sarai di nuovo in forma! Eccolo là! Ancora un secondo e sarà a tiro! Inondare i tubi di lancio! Pronti? Acqua! Pronti, puntare e fuoco! Questa è quella che io chiamo perfetta esecuzione. Bel lavoro, Zack. Cruiser e la sua banda sono dietro le sbarre. E io mi rimetto in forze, pizzona farcita! Ecco il tuo distintivo, Tuck. L'ho lucidato fino a farlo brillare. Grazie, Callan. Il capitano sa che sono tornato? Non credo. Di lui ormai si è persa ogni traccia. Multiamoli tutti quanti, Proctor. Non dobbiamo avere pietà. Proctor, che aspetti ad eseguire l'ordine? Come non detto.